Il Napoli con qualche rischio e tante polemiche passa al Franchi, controsorpassa la Juve e adesso è veramente ad un passo dalla Champions. La Champions, il Napoli la può quasi toccare. Mi raccomando, prima di tutto iscrivetevi, lasciate like e commentate con la vostra opinione su questa partita importantissima per la zona Champions, perché adesso il Napoli va avanti anche al Milan in attesa della sfida di San Siro di questa sera tra i rossoneri e il Cagliari, ma quello che è più importante è che il Napoli attualmente è avanti alla Juve di un solo punto, quindi Champions non ancora blindata. Il Napoli deve vincere col Verona per essere sicuro della Champions, però in alcuni casi potrebbe bastare un pareggio o addirittura la sconfitta, ma ovviamente in quel caso, in quei due casi, bisognerà vedere anche il risultato della Juventus, che non è una cosa scontata. Comunque un risultato che per far andare il Napoli in Champions senza che il Napoli vinca col Verona serve, diciamo che la Juve o perda o pareggi all'ultima giornata di Serie A, quindi diciamo che serve un incastro. Invece se il Napoli vince è sicuro al 100% senza nessun calcolo con la Juve. Il Napoli quindi per essere strasicuro del posto tra le prime quattro deve battere il Verona al San Paolo, cosa che sulla carta non è impossibile. Il Verona praticamente da febbraio in poi è in vacanza, quindi ce la può fare, però attenzione ovviamente perché Juric non è uno che regala partite, anche se c'è stata una polemica l'anno scorso per il biscottone fatto col Genoa. Ragazzi, Juric secondo me è uno che giocherà sempre per vincere, però è ovvio, il Verona è un po' in vacanza e lo si è visto negli ultimi 3 mesi praticamente, quindi per me il Napoli ce la può fare e sta quasi per toccare la Champions. Oggi partita veramente molto molto tesa, si è vista ragazzi, proprio la tensione si è vista, si poteva tagliare col coltello, partita però molto importante perché adesso il Napoli con questo risultato fondamentale, con questi 3 punti importantissimi, come detto, si porta a quota 76 avanti a Juve e Milan, però il Milan ovviamente ha la possibilità di controsorpassare il Napoli qualora questa sera vincesse col Cagliari. Napoli che oggi secondo me ha meritato però tante polemiche per quel rigore che ha sbloccato di fatto la gara, anche se Insigne prima lo sbaglia e poi segna sulla ribattuta, segna sul tapine. Tante polemiche e ragazzi, io vi dico la mia, per me questo rigore 3 anni fa non sarebbe mai stato fischiato, ma proprio mai. Però con gli standard di adesso, con gli standard di ieri, diciamo è rigore esattamente come i rigori dati a Juve e Inter ieri. Quindi giustamente se danno quelli devono dare anche questo. Però secondo me non c'è nessuno dei 4 rigori dati tra ieri e oggi in queste partite. E poi mi dispiace anche aver detto quella cosa sul rigore quadrato Perisic, in realtà ho visto male le immagini, ragazzi, quel rigore non c'è mai nella vita, così come anche questo per me è abbastanza generoso, però dal momento che hai dato quelli di ieri devi dare per forza anche questo. Poi Milenkovic non è ingenuo, di più, lì non ha senso veramente trattenere in quel modo Rachmani, che giustamente si lascia cadere, e se lo vai a rivedere al VAR il contatto c'è, l'entità è da valutare, però il contatto c'è e quindi giustamente lo dai. Insigne lo sbaglia prima, però poi sulla ribattuta segna il gol dell'1-0 e ancora Insigne si rende protagonista in occasione del gol del 2-0, del gol del raddoppio del Napoli. Cambio gioco perfetto di Osimhen proprio per Insigne che la mette a rimorchio per Zielinski, tiro di sinistro deviato che inganna Terracciano e Zielinski fa 2-0. Il Napoli, nonostante le paure, nonostante gli sfottò precedenti dopo un Inter-Juve ancora a Firenze dopo il 2018, dopo l'albergo, lo scudetto con Sarri, eccetera, eccetera, il Napoli torna a Firenze, ma questa volta vince e si prende 3 punti importantissimi. Io comunque non smetterò mai e poi mai di dirlo. Comunque, comunque andrà la partita col Verona, questo Napoli, la Champions se l'è meritata tutta quanta, ha fatto una stagione sicuramente con alcuni alti e alcuni bassi, però una stagione che non può non concludersi per quello che si è visto in campo, poi potrà anche succedere che il Napoli arriverà quinto, non lo so, però per quello che si è visto in campo, questo Napoli non può non arrivare in Champions. Anche oggi il Napoli, che nonostante il catenaccio giusto della Fiorentina, vince a Firenze e come detto prende 3 punti, si prende una vittoria non fondamentale, di più stra mega fondamentale. Comunque ragazzi, prima di lasciarci vi invito
a lasciare, invito voi a lasciare un mi piace, un commento e una bellissima iscrizione al canale. Mi raccomando, fatelo, che è importantissimo. Ciao a tutti!